Ciao a tutti! Sapete come mi sento oggi? Come se fosse passata una mucca e mi avesse leccata da cima a fondo. Ho il solito dramma dei miei capelli. Tanto ormai per chi comincia, per chi vede i miei, per chi ha il coraggio di seguire questi video, saprà che non sono mai soddisfatta dei miei capelli. E come sempre, dal vivo hanno una dimensione. In ripresa, insomma, una volta che li vedo poi nei video che faccio, fanno sempre pena sti capelli. Vabbè, fatta il mio preambolo, la mia solita premessa. Ah, una cosa, se vi chiedete, non ve lo chiedo, non so chiederà nessuno, però ci tengo tanto a dirvela questa cosa. Questo rossetto che porto, che è un rossetto molto acceso rispetto ai tipi di rossetto o comunque di gloss che sono abituata a portare, vi devo dire che sto cominciando a testare dei prodotti di brochet. Anche per quanto riguarda il make-up, ho preso questo rossettino del quale non voglio parlarvi più di tanto perché ho in mente di cominciare a fare una serie di video. Adesso vediamo un attimo la mia mente malata che cosa produrrà. Però intanto ve lo faccio vedere. Lui è un rossettino della serie Creaming, qualcosa del genere. Che mi sta molto 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 piacendo. Lo sto mettendo a ripetizione in questi giorni e lo sto testando. Ma ve ne parlerò in un altro video, perché sto qua oggi con il video, sto qui per il video dei promossi e bocciati del mese di dicembre 2013. Buon 2014 per chi ancora non si fosse messo in sintonia con Casa Colors. Basta, preambolo fatto, ho accontentato chi ama i preamboli, adesso partiamo con il video. 1 minuto e 49 al solito di preamboli. Allora, io come sempre, sembra che faccio video da 6 anni, come ho fatto negli altri video, preferisco cominciare prima con i bocciati, che per me sono sempre una nota dolente e un fallimento poi, no? Se vogliamo. E quindi comincerò con i prodotti bocciati di questo mese che sono 3 e 3, number 3. Allora, il primo, che vi ho già fatto vedere nel video dei prodotti finiti, però l'ho ottenuto perché ve ne volevo parlare un pochino meglio, è questo deodorante di Licia, il tanto decantato da me, Deo Nature, senza sali d'alluminio, pelle libera di respirare, con echinacea e vitamina E. Allora, quello che dice è vero, nel senso che la pelle è libera di respirare, ma quanto respira? Respira talmente tanto che puzza. Praticamente, che cos'ha questo deodorante? Io, come ho già detto nell'altro video, quello dei prodotti finiti, uso in genere il classico della Licia, quello con il tappo celeste, però tanto per cambiare, dico, tanto la casa è la stessa, mi trovo bene, proviamo con qualcosa di nuovo. E non so, mi aveva attirato per questa cosa che non avessi sali d'alluminio. Se vi dovessi dire poi questi sali d'alluminio se fanno bene, ma non lo so, però senza sali d'alluminio, quando vedo che non ci sono cose, no questo, no quello, senza questo, senza quello, non lo so perché mi dà proprio l'idea che il prodotto possa essere più buono. Vabbè, queste sono paranoie da scema, insomma, vabbè, comunque, torniamo serie. Quindi mi sono lasciata attirare da questa cosa. Allora, non mi è piaciuto. Non tiene, la pelle la fa respirare, ripeto, talmente tanto che puzza, quindi non riesce assolutamente a coprire, le mie puzze, con tutto che io non ho assolutamente un sudore acido e difficilmente tende a puzzarmi a meno che non mi lavi, insomma. Però, dopo 2 o 3 ore dall'applicazione, tant'è vero che questo deodorante l'avevo acquistato, mi sembra sul finire dell'estate più o meno, intorno alla metà di settembre, e non l'ho potuto usare fino a quando non ha cominciato il vero freddo. Per cui sudo molto di meno, eccetera, eccetera. Quindi non mi è piaciuto. Anche la profumazione ha un odore molto, molto, molto intenso. È floreale, ma molto, molto carico. Quindi, no, decisamente non ci siamo. Il prodotto è roll-on, come vi ho fatto già vedere. Non ve l'ho fatto già vedere, vi ho fatto vedere nell'altro video. Io parlo come se fosse scontato e automatico che chi vede questo video abbia già visto l'altro. Vabbè, perdonatemi. Roll-on, il prodotto è roll-on. No. Per la mia sudorazione, per come sono fatta io, questo bocciatissimo. Il secondo prodotto che vi ho fatto già vedere nel video dei prodotti finiti, ma vabbè, perché è finito, non è che sto facendo una ripetizione dell'altro video, è questa crema per i piedi della Stenom, la Cool Up Pad, la famosissima per chi conosce i prodotti Stenom, Cool Up Pad.
Una sola che non ne avete idea. Allora, intanto il bufalone qui è da 250 ml, quindi non vi dico, immaginate, insomma, una crema piedi, quanto possa durare. E che cosa fa? Promette di tenere ammorbidito, dunque adesso vi leggo perché faccio prima, rinfresca, lenisce, allevia e tonifica piedi e gambe affaticate, dona un'immediata sensazione di sollievo, leggerezza e benessere. Applicare sui piedi massaggiando delicatamente e lasciare asciugare. Contiene canfora, il che neanche mi interessa più di tanto perché, anzi, è una cosa che dovrebbe dare anche sollievo, no? E da non usare sui bambini, eccetera, eccetera. Ora, ho già fatto vedere l'inci nell'altro video, lo faccio rivedere anche qui per chi non avesse voglia di andarsi a vedere l'altro video. Al di là del fatto che è un inci pessimo, ora io non sono una fissata di inci. Se le cose che acquisto sono più naturali, insomma mi fa piacere, ma non sono una fissatissima, però mi è stata regalata questa crema, non l'ho acquistata io. Però abbiamo la paraffina liquida, i metilparabeni, l'isoparaffina, ci sono un sacco di schifezze e vabbè, qui ci possiamo anche al limite passare sopra. Il problema di questa crema, fondamentalmente, andiamo a stringere, qual è? Che appena la mettete vi fa un effetto pappa sui piedi, sia che ne mettiate poca, sia che ne mettiate tanta. E diventa tipo una colla, come se stesse stendendo, ve la ricordate la coccoina? La colla, quella che sapeva di cocco, che tutte noi bambine abbiamo mangiato, cioè io perlomeno la assaggiavo perché era buonissima. Quindi dà quell'effetto come di pappetta sui piedi, quindi va massaggiata a lungo e lì per lì sembra che li lascia quasi bagnati, se vogliamo, no? Il che per chi ha una secchezza eccessiva della pelle, tipo io, tipo me, tipo io, sì, tipo me, quindi una secchezza eccessiva della pelle, addirittura con desquamazione, eccetera, può anche essere piacevole. Il problema di questa crema qual è? Che dopo neanche un'ora che l'avete passata, i piedi sono già completamente di nuovo secchi. Però che succede? Se il piede suda, come a me succede che nonostante appunto abbia questa secchezza eccessiva, ho anche un'eccessiva sudorazione di mani e piedi, estate e inverno, insomma sono un disastro tra mani e piedi. E che succede? Che se, che ne so, il giorno dopo io ancora non ho lavato i piedi, tipo lo so, la metto la sera, la mattina esco, se mi capita di sudare, torna fuori tutta quella sensazione di colle appiccicaticcio, quindi è come avere i piedi praticamente ingelatinati ed è una sensazione terribile, terribile. Quindi mi dispiace, ma questa crema non va assolutamente bocciatissima. Non ce li spendete questi soldi. Ripeto, sono le mie impressioni, le mie sensazioni sulla mia pelle. Però se vi posso dare un consiglio, ce ne sono altre che costano, tra l'altro, adesso non lo so perché mi è stata regalata, ma conosco bene i prodotti Stenom e non hanno un costo, insomma, abbastanza, hanno un costo un pochino elevato. Alcuni valgono tanto, questa non vale nulla. L'ultimo prodotto bocciato, che mi dispiace tanto di bocciare, è questo balsamo delicato alle mandorle dolci di Bottega Verde. Allora, che dire? Avevo provato lo shampoo di questa linea qui e mi era piaciuto tantissimo, al che ho detto, vabbè, proviamo anche il balsamo. Io in genere per i miei capelli uso sempre prodotti che si usano per capelli colorati, però ho detto mi piace molto la profumazione. Avevo provato anche la crema mani di questa linea qui e mi ero trovata bene, mi era piaciuto. Ma che vi ho detto, lo shampoo del mandorle dolci? No. Vabbè, so io, eccoci qua. Ehi, salve! No, la crema mani, ma quale shampoo? La crema mani. Mi era piaciuta tantissimo, l'ho recensita positivamente in un vecchio video, e quindi ho detto: caspita, la crema è buona, la profumazione è eccezionale, proviamo anche il balsamo. Beh, no, non ci siamo. Lo sto usando sui capelli di mia figlia. Dice: mazza, che fai? Sui tuoi non va bene e c'hai la cavia piccolina. No, 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 per i suoi diciamo va meglio, ma è molto pesante. Allora, l'odore è buonissimo, vi devo dire la verità. L'odore ha lo stesso identico odore della crema mani, quindi è delicatissimo, c'è questo profumo di mandorle, è veramente, veramente gradevole e l'odore rimane anche sui capelli dopo averlo messo per una giornata, voi avete questi capelli completamente profumati alle mandorle dolci. Il problema qual è? È che è pesante. Ora non so se è un problema per i miei capelli, in realtà lo sto riscontrando anche un pochino sui capelli di mia figlia.
Però a lei, insomma, gliela faccio passare questa cosa, perché comunque li tiene legati per andare a scuola, poi non è che ci devono andare a fare le pubblicità in televisione. E invece per i miei capelli, probabilmente perché sono colorati, non lo so, è pesante, li lascia più flosci di quello che sono. E poi sembra come se veramente li ingrassasse questi capelli. Io cercherò di farvi vedere l'inci, che non è assolutamente un inci verde. Ecco. Faccio questa cosa sempre perché mi sono ripromessa di mettervi l'inci dei prodotti che presento. Però non ci siamo, è troppo pesante, rimane veramente. Ho provato ad applicarlo solo sulle punte, anche sulle lunghezze, ho provato ad applicarne di meno, di più, l'ho lasciato prima 5 minuti in posa, poi l'ho lasciato molto di meno, dico magari scivolando via. E no, non ci siamo, non va bene per i miei capelli, quindi è bocciato, magari per qualcun'altra potrà essere buono, però. Per me non va bene. Levato i bocciati. Adesso partiamo con i promossi che mi piace di più. Allora, i promossi di questo mese. Promuovo a pieni voti con il 200% delle preferenze positive, il 200% mi piace, questo detergente intimo della Vivi Verde, della linea Vivi Verde Coop, della quale vi sto facendo due bolsa abbastanza consistenti, ma è una linea che mi sta piacendo tanto e ho deciso di acquistare poco per volta tutti i prodotti e di recensirveli. Vediamo un attimo. Questo in realtà non l'ho messo nei prodotti finiti del video che ho fatto l'altro giorno perché ne avevo ancora un tantino così e preferivo insomma finirlo. L'ho già ricomprato e mi piace tanti, ci piace tantissimo perché alla fine poi lo usiamo tutti. Ha un inci completamente, credo, al 99% verde. Adesso ve lo metto. Dov'è l'inci? Oddio, che piccolo! Ah, non lo so, io ci provo, eh. Eccolo qua. Ma mi sono vista i video di Carlita Dolce e gli recensiva a pieni voti questi per il buonissimo inci. E, è delicatissimo e tra tutti i detergenti. Luna! Basta, oggi è particolarmente nervosa e fastidiosa questa cagnetta, non si tiene, non si tiene, come la padrona, un po' schizzatella oggi. Allora, dicevo, ha un odore buonissimo e tra tutti quelli che sto provando bio o comunque con inci molto buoni, è quello che ha l'odore migliore, perché in genere questi prodotti sanno sempre un pochino di erbaccia, no? Di erbaccia tagliata, dico io, essendo un'allergica ai pollini e cavoli vari, insomma, alle polveri, sono molto sensibile agli odori, a tutte queste cose naturali di erba. Io quando passo vicino a un campo dove è stata appena tagliata l'erba, cari ragazzi, care ragazze, muoio letteralmente, mi dà proprio alla gola, fastidio al naso, alla gola, allo stomaco, l'odore. E invece questo, pur avendo comunque si sente che è un odore di erba, però non so se ha una profumazione, cioè se gli è stato messo dentro qualcosa che lo rende più profumato rispetto agli altri, ma devo dire che mi piace molto. Dunque, qui dice senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG, polimeri sintetici, ed è vero. E poi qui dice arricchita con estratto di camomilla e succo di aloe, non so come preferite dire, Barbadensis. Lo uso anche per mia figlia che è piccolina, insomma, mi piace tantissimo, promossissimo, l'ho già riacquistato, non ve lo faccio vedere solo perché ce l'ho nell'armadietto, dovrei scomparire dal video come faccio, come mi succede spesso di fare le migrazioni. Ci siamo, promossissimo, non mi sento di dire altro. Acquistatelo, acquistatelo veramente. Il costo è di 2 euro. Io con i prezzi sono, perdonatemi, sono un disastro. Mi dovrei preparare i video, farli, no, essere un pochino più professional. Sotto i 3 euro comunque. Sì, sotto i 3 euro dovrebbe essere il prezzo. Comunque tra i 2 e i 3 euro, questo qui è il prezzo. Promossissimo. Un altro promosso, anzi un'altra promossa perché anche questa è una femminuccia, è la crema Mani di Bottega Verde al karité, karité d'Africa, al burro di karité, insomma. Buona, buona, buona. Anche qui l'inci non è proprio il massimo. Ora ve la mi si è bagnata perché ce l'ho tutti sotto al lavandino. What is? Eccolo qua. Questo è l'inci. Spero riusciate a vedere qualcosa. Ci sono i siliconi, tutto quello che volete dentro. Però
Però, per non essere una crema bio, mi è piaciuta, mi sta piacendo, perché in questa realtà ancora ce l'ho, sto più o meno qui, siamo arrivati a questo livello qui. Mi sta piacendo tanto, come mi era piaciuta l'altra, le mandorle dolci. Anzi, vi dirò che per la secchezza delle mie mani, questa è ancora meglio, è migliore. Me le nutre ancora di più rispetto all'altra, proprio perché è al burro di karité. Che però non vi so dire, nell'INCI. Quando lo andiamo a trovare questo burro di karité? Mamma, come scrivono piccoli! Non so, i miei occhi che vedono poco, scrivono piccoli loro. Vabbè, non importa, non importa. Vabbè, non lo trovo, non lo vedo, sono un po' accecata. Passatemela questa cosa. Però è veramente buona. Ha un odore lo stesso buonissimo, forse meno intenso rispetto a quello delle mandorle dolci, ma ha un odore proprio di pulito, di pelle di bambino fresca, non vi so dire. Ed ha una ottima, ed ha un procura, insomma, un ottimo nutrimento alle mani. E vi assicuro che le mie mani, ve l'ho fatto già vedere in qualche video, sono veramente disastrate. Vabbè, che vi devo dire? Andiamo avanti. Promossa, non mi sento di dirvi altro. Se la volete acquistare, acquistatela. Io la prendo sempre in genere da Bottega Verde, vado solo con gli sconti, perché in realtà per la qualità dei prodotti che si trovano lì, i costi secondo me sono proprio, stanno proprio fuori di ogni dove. Per cui quando mi arrivano le cartoline faccio delle piccole spedizioni e mi vado a prendere le cose che mi interessano. Questa è promossa, sia questa che l'altra che vi avevo recensito. Se avete voglia di una crema che non unge, oh, l'unica cosa non unge, però è molto corposa. Quindi io la metto sempre un 5 minuti prima di infilare sotto alle coperte, e la lascio agire qualche minuto, me la spalmo bene bene e poi mi ritiro nei reali appartamenti a dormire. È molto molto buona, approvata, promossissima. Un altro prodotto che vi voglio presentare, del quale sono particolarmente contenta dell'acquisto che ho fatto, è il Talasso Scrub, sempre di Bottega Verde, che credo di aver acquistato in un giretto insieme alla crema al burro qua, alla crema mani, al karité, abbiate pazienza. Il balsamo scrub levigante emoliente con acqua di mare e sabbia della Polinesia. Eccolo qua, di Bottega Verde, il famoso perché sono tanti anni che c'è il Talasso Scrub. Allora, premettendo che io non è tantissimo tempo che curo il mio corpo con lo scrub, perché ho sempre avuto il terrore. Avendo una pelle abbastanza delicata, ho sempre avuto il terrore che andandola ulteriormente a sfregare, specie d'inverno, d'estate forse qualche scrub, no, sporadico così, me lo facevo, ma l'inverno avevo il terrore che questa pelle si rovinasse eccessivamente e quindi non lo facevo. Invece, un po' presa da sti video di tutte queste super perfettine che. Con complimenti, cioè il mio è un complimento, non è una critica, che si scrubbano in continuazione. Ho detto: senti, qua l'età ce l'hai, la pelle si invecchia, cerchiamo di stringere i tempi. Preveniamo prima di curare. E quindi, sempre col 50% di sconto, mi sono presa questo Talasso Scrub. Beh, mannaggia a me, e quando non ho cominciato prima, è fantastico, mi piace da morire. Allora. L'odore è molto intenso, l'odore vi ricorda? Allora, mare, mare, ma credetemi, mare allo stato puro, quindi se non siete amanti del mare, se non vi piacciono i profumi del mare, non è il Talasso Scrub che fa per voi. Ora, a livello di inci non vi posso. Oh, forse sta qui, vediamo un po' se tante volte stia qui sotto, aiuto, modo d'uso, dovrebbe stare sotto, vedete? Qui c'è ancora il modo d'uso, in genere. Mettono sotto gli inci. Comunque sulla scatola, sulla confezione c'era. Io adesso non riesco a levarlo. Mi sto praticamente portando via un'unghia che già. No, no, ecco, non c'è niente sotto, vedete? Non c'è niente. Vabbè, io l'inci non ve lo posso far vedere. Comunque, inci a parte, a prescindere dall'inci, è un ottimo prodotto. Ecco, io sono arrivata neanche a metà, perché in realtà non lo faccio tutte le settimane lo scrub per il corpo, lo faccio un paio di volte al mese, non di più, per non irritare la mia pelle. La consistenza è una crema che adesso mi sozzerò tutta, ma ci tengo a farvela vedere. Rimane cremoso, ma a livello quasi di gelatina, non vi so spiegare bene. E i grani sono non grandissimi. Se voi vi strofinate, sviluppa proprio l'odore del mare. Io che adoro il mare, Luna sta giocando con Viviana qui fuori.
È intenso, è buono, io lo adoro questo odore, questa profumazione, ma è molto forte. Allora, i grani non sono eccessivamente grandi e quindi non produce quell'effetto di gambe arrossate che io temevo di poter avere usando uno scrub per il corpo. Quindi sono dei microgranuli e non sono affatto fastidiosi. Lascia una pelle che sembra di avere praticamente la seta addosso. Scusatemi, pulisco la manina santa. Seta allo stato puro. È ottimo, si sciacqua benissimo, non lascia residui, si sciacqua facilmente e lascia la pelle veramente come se fosse velluto. Quindi promossissimo. Se vi capita di acquistarlo, perché avete idea, insomma, di volervi fare uno scrabbone, tra l'altro, perché la quantità di prodotto è immensa. Adesso qui non c'è scritta, mannaggia, mi dispiace. E che sarà questa? Un 300, 250? Vabbè, comunque lo vedete rispetto alla mia mano, insomma, è un bel buzzicone, come si dice dalle parti nostre. Promossissima. Dunque, una promossa, anzi, anche questa è femminuccia, di questo mese è una promozione truccosa. E in realtà di niente, ecco qua. No, in realtà scusatemi, ma sono distratta perché mia figlia sta facendo il finimondo. Riccardo sta in piscina ad allenarsi e quindi ho deciso di fare il video perché stanno litigando, non vi posso dire quanto. Vabbè, vi puoi fare un pochino più piano, per favore? Grazie amore, se non vuoi distruggere i muri, vediamo un po'. Allora, è questa palettina di New York Colors, a me piace tanto chiamarla NYC, non lo so, mi piace di più, è più americano. Questa palettina della quale vi ho parlato così en passant, in qualche video passato, e la uso tantissimo. Allora, i prodotti NYC sono economicissimi, a livello forse di debit, insomma, sono piuttosto economici. E non mi ero mai accostata allo stand, in genere li prendo in genere, insomma, li ho visti da acqua e sapone. E non mi sono mai avvicinata a prenderle queste cosine di NYC, perché, non lo so, Debbie mi dava più fiducia, forse, non vi so dire perché, mi sembravano proprio prodotti di bassissima profumeria, insomma, di cosmesi. Poi, un giorno, c'era questa palettina, andando da Acquestapone, c'era questa palettina in offerta, ho detto, senti, 3,99 euro, ho detto, pure se dovesse fare schifo, sono sempre 4 euro, perché mi piacevano moltissimo i colori. E l'ho presa questa palettina, qui ho levato il cavolino, insomma, per mettere il pennellino per usare, mamma mia, siamo sempre peggio qua. Allora, vi dico, questa palettina qui l'ho presa nella colorazione 958, Dinner and a Show, che pronuncia. Ecco qui. Allora, io sono rimasta molto, molto, molto sorpresa e compiaciuta di che? Ma che sto dicendo? Sono rimasta molto contenta della resa che questa paletta mi dà sugli occhi. Allora, la palettina in questione adesso non è una recensione sulla palettina, era semplicemente per dirvi. Allora, qui ci sono i due colori scuri che sono un blu, un marrone, poi abbiamo un beigiolino sabbietta abbastanza shimmer e poi un illuminante bianco perlato, molto molto carino. È una palette che vi consiglio, adesso non so se anche nelle altre colorazioni è la stessa cosa, io vi parlo di questa perché è l'unica che ho acquistato, è una palettina, ecco così si vede veramente bene i colori, è una palettina molto versatile, i colori tengono bene, sono molto pigmentati, vi faccio vedere, guardate, solamente per aver pucciato un attimo, questo è il bianco ghiaccio, aiuto, questo è il sabbia, che poi rimane ecco tipo un cremina e questo è il marrone, guardate che fantastico punto di marrone, sì, se riesco anche a... ecco. Ora è una palettina da 4 euro per l'amor di Dio, però sono rimasta molto 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 colpita dalla scrivenza di questa palette, quindi per 4 euro, se vi piacciono i colori, se volete, ripeto, io parlo di questa e non so le altre colorazioni, ma questa in particolare ve la posso tranquillamente consigliare. È una super promossa alla quale non avevo dato neanche un centesimo. Dico, la prendo tanto per fare un acquisto low cost, e invece promossissima. L'ennesimo, no, l'ennesimo di niente. Un altro promosso di questo mese, al quale l'ho acquistato un po' di tempo fa, però ho voluto dargli un pochino di tempo, l'ho voluto rec cioè recensire, provare bene prima di recensirlo, è questo eyeliner in glitter di It Style. Che
Perché devo dire la verità, Luna! Luna! E basta! Scusate. Dai, vieni! Vieni qui, vieni, amore, dai! Ecco qua, amore mio! Ti vuoi far vedere un attimo? Adesso la faccio vedere un secondo. Vieni qua, la mia patatina! Eccola qua, la mia patata! Ciao! Buon anno, di buon anno a tutti! Di buon anno a tutti, amore! Con chi ce l'avevi? Con chi ce l'avevi? Mamma mia, ma quanto è buona lei che non abbaia mai! Oddio, oddio, mamma, io un giorno questo la mangio, di ciao, fai ciao, ciao a tutti, amore, Madonna, mettiti qua buona buona, non fare guai. Allora, dicevo, eccolo, lui, è questo eyeliner in glitter, siccome non sono capace a mettere l'eyeliner normale, me li compro in glitter, che lì anche se sbavo, faccio, non succede niente. Dunque, la colorazione è la numero 3. Eccola qui, ed è una, adesso non so cosa si riuscirà a vedere in the camera, non so che cosa si riuscirà a vedere, ma è un lillino marroncino, beigiolino, tutto ino, tutto ino. Ve lo vi faccio vedere la stesura. Cos'è che ho trovato così eccezionale di questo di questa eyeliner in glitter? La stesura, perché ha un tratto decisissimo. Il pennellino è molto 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 molto, ve lo metto, ecco, no, come lo faccio vedere? Eccoci, è molto 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 piccolo, ma il tratto è veramente deciso. Vi faccio vedere di nuovo. Decisi, guardate. Voilà, ecco, l'ho spatasciato sulle ossa della mia mano nodosa, che naturalmente si vedrà poco e niente, però fidatevi, adesso cercherò di farvelo vedere un pochino meglio. È luminosissimo, eccolo qua. Eccolo qua, ci siamo. Il tratto è deciso, fuoriesce la giusta quantità di prodotto, si stende bene, vi assicuro che se ve lo dico io si stende benissimo. Quindi promossissimo. Il costo? Boh, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. 5 euro più o meno? Ecco, al di sotto dei 10 euro comunque. Un altro promosso, anzi un'altra promossa, è questa matita, questo long lasting di Deborah. Allora, io uso solo ed esclusivamente i long lasting di Kiko perché so che vado, sto tranquilla, sono testati, mi fido e non prendo sole. Però ero tentata sempre da acqua e sapone, perché ho visto questi matitoni, questi long lasting anche di Deborah, che non avevo mai provato. E allora, avvicinandomi, così sto sempre lì che swatcho, faccio le mie cosine. Allora, il prodotto è questo. Eccolo qui. Waterproof, sì, è waterproof, è verissimo. Io l'ho preso nella colorazione numero 5, Charming Violet. Io sono un po' fissata tra marroni e viola, per cui la gran parte dei miei trucchi, eccolo qui, si dovrebbe leggere. E che vi devo dire? Sono molto 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 contenta di questo acquisto che ho fatto. Non ha nulla da invidiare a quelli di Kiko. Il costo, allora, io l'ho pagato in una profumeria, ve l'avevo detto anche nel video in cui l'avevo presentato, 8,90 euro. No, vi ho detto d'acqua e sapone. No, bugia, l'artiglio che galoppa. Io non voglio essere bugiarda, scusatemi, ogni tanto ho delle defaillance di capoccia, di cervello. L'ho preso in una profumeria nella quale non entro mai perché è carissima, però era un giorno in cui stavo un po' così, ci sono passata davanti e sono entrata e ho fatto l'acquisto, quello da incazzatura, diciamo, no? Quegli acquisti che si fanno così. E mi è andata bene, grazie a Dio, perché vi assicuro che in passato ho fatto di peggio. Allora, questa è la scrivenza di questa long lasting. Guardate che fantastica che è, a parte la luminosità. Eccolo qui, questo è il suo colore. E guardate, è bellissimo, è bellissima, scusatemi, oggi parlo sempre al maschile. Ha un tratto decisissimo. Tiene, 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 tiene. Adesso, quando si sarà asciugato, proverò a fare l'effetto strofinaccio. E bello, mi piace, è luminosissimo. Allora, voi l'applicate così, ma se voi andate a sfumarla, guardate che cosa rilascia questo prodotto. Ta-dam! Magia, magia allo stato puro. È meravigliosa e vi lascia, potete anche tranquillamente non mettere ombretto sopra, vi lascia la pelle, scusatemi, la palpebra completamente piena di glitter, se vi piace il trucco scimmeroso.
È promossissima, non so le altre, quasi quasi, insomma, un pensierino ce lo farò se le trovo a meno, perché questa l'ho pagata 8,90 euro, un pochino tanto. L'ultimo 29 minuti di video, l'ultimo, perché mi devo sempre raccontare. Sì, posso prendere un pacchetto di crackers, perché i miei figli hanno fame e devono andare in bagno quando io giro i video. Prenditi un pacchetto di crackers. Se ne approfittano perché sanno che per non interrompere il video dico di sì. Vabbè, l'ultimo prodotto, avrei anche potuto non presentarvelo questo tra i promossi, ma questo è tra i promossi di sempre. È la matita, famosa matita numero 100 di Kiko, la matita, l'eyeliner praticamente, quella che io uso a mo' gli eyeliner, il Kajal, non l'eyeliner, scusatemi, che è una matita che, vabbè, ho deciso di farvela vedere perché una volta per tutte la metterò tra i promossi, ma tra i promossi di sempre, quindi la potreste ritrovare tutti i mesi. Ed è questa matita che io uso a 360 gradi. Non starò a dilungarmi più di tanto perché ve ne ho parlato già in tanti video. Linea decisa, tratto nitido, chiarissimo, non sbava, rimane lì dove deve stare tutto il giorno. Eccola qua, ecco, sono andata un pochino più dritta più che altro. Morbida al punto giusto, non gratta. Luna vuole uscire, ma adesso aspetta perché devo assolutamente concludere questo video. Quindi, se cercate una matita morbida, morbida al punto giusto, che rimane anche all'interno dell'occhio, io la metto la mattina. E la sera ancora c'è, non ha il tratto deciso e perfetto della mattina, ma c'è ancora. Potrei tranquillamente non ritoccarla se volessi. Quindi è una matita promossa, ma da sempre, insomma, e per sempre. Carrellata finita, ho finito di chiacchierare, grazie a Dio per voi, grazie a Dio per voi. E allora il video è finito e vi rimando nei prossimi giorni, caricherò altri video che ho sempre girato durante il periodo, diciamo, delle vacanze, ci siamo ancora nel periodo natalizio, però sto approfittando per girare un sacco di videuzze che mi sono venute per la testa. Vi abbraccio, vi bacio, ovviamente vi bacio e vi rimando al prossimo video, ciao!